Al boss MacTube. Oggi abbiamo in test un videoproiettore marchiato Ragu, eccola qui la convenzione, ho già rimosso il tutto anche perché la convenzione è molto semplice e all'interno troviamo soltanto il cavo AVI con i soliti tre colori rosso, bianco e giallo con ingresso jack dedicato per il proiettore, il cavo di alimentazione proprietario, un telecomando proprietario pile escluse, quindi dovrete andare a utilizzare delle pile AAA e comprarvele da sole sostanzialmente, e ecco qui il proiettore, ovviamente il manuale di istruzioni per chi ne necessita. Abbiamo qui il videoproiettore, davvero molto carino, molto compatto, che si piazza nella fascia media, quindi non troppo scarso ma nemmeno un top di gamma, però per un uso magari non professionale, ma comunque dà delle ottime soddisfazioni in campo multimediale, dopo lo andremo a vedere. Ed eccolo qui il proiettore. Abbiamo sul retro delle porte, abbiamo la VGA, abbiamo una porta USB 2.0 per andare a collegare le nostre archiviazioni di massa, quindi pennette, hard disk, abbiamo un foro per la micro SD, abbiamo una porta HDMI, il jack AV per il cavo in dotazione, la porta per le cuffie per andare a collegare un impianto audio esterno o appunto delle cuffie, la porta infrarossi per il telecomando e poi una porta dedicata per il mirroring dello schermo del nostro smartphone o tablet o qualsiasi dispositivo supporti la tecnologia Miracast o compatibili. Questa funzione mi ha fatto ricredere di questo proiettore, perché non tutti i proiettori hanno questa funzionalità e io l'ho trovata davvero molto molto comoda e molto funzionale. Dopo l'andremo a vedere in campo, non vi preoccupate, vi faccio vedere tutto. Purtroppo in convenzione abbiamo soltanto questo cavo AVI e per il prezzo cui viene venduto questo proiettore, attualmente a 100 euro su Amazon, 99 euro per l'esattezza, non sono presenti nemmeno un cavo UGA e nemmeno un cavo HDMI. Diciamo che visto che sono le connessioni più comuni, avrei preferito che fossero inserite nella convenzione, ma non è così, quindi dovremmo procurarci da sole. Io fortunatamente ne ho tanti, ma magari chi compra un videoproiettore dedicato per un utilizzo, magari non è che ha per esempio una PlayStation e lo collega con l'HDMI della PlayStation, ma vuole utilizzare un cavo unicamente soltanto per l'utilizzo del videoproiettore. Quindi diciamo questo aspetto, sono piccoli dettagli che però comunque fanno la differenza. Abbiamo questo videoproiettore, qui sulla parte superiore abbiamo anche i tasti che possono essere utilizzati senza il telecomando e nient'altro. Le caratteristiche tecniche ve le dico subito: abbiamo una risoluzione nativa 800x480, ma questo videoproiettore può riprodurre fino a 1080p, quindi Full HD a 60 fps, davvero un'ottima risoluzione. Diciamo, io non mi aspetto una risoluzione 4K da un proiettore di questa fascia, quindi diciamo che il 1080p a 60 fps è anche la risoluzione più comunemente usata attualmente e va bene così. La lampada ci dà fino a 20.000 ore di autonomia, così c'è scritto sulla scheda tecnica, e una luminosità di 1600 lumen, davvero molto molto luminosa e devo dire molto definita. Abbiamo una grandezza di schermo di proiettazione che ci permette di andare a riprodurre uno schermo da 100 a 130 Sul libretto di istruzione c'è scritto massimo 100 pollici, poi vai a girare la pagina c'è scritto massimo 130 pollici, quindi io dico 100 pollici per stare al sicuro. Comunque una bella grandezza di schermo,
E adesso aspetta un attimo che vedo che non mi ricordo precisamente la portata minima. 30 pollici è il minimo, quindi vedete voi, la regolatevi meglio, più o meno sulle 3 metri abbiamo una grandezza di 30 pollici fino a 100 pollici. Più allontaniamo il proiettore e più lo schermo si va ad allargare. Qui sopra abbiamo due ghiere, una per andare a inclinare la parte visualizzata e un'altra per regolare il fuoco in base alla distanza dove andiamo a mettere il videoproiettore. Quindi mi pare di aver detto tutto, adesso possiamo andare sul campo, andiamo a proiettare tutto quanto quello che è disponibile su questo videoproiettore, quindi video, musica, foto e file di testo. Vi ricordo che, o meglio, ve lo dico adesso perché non ve l'ho detto, all'interno abbiamo un altoparlante che però non ci permette di utilizzarlo al meglio, quindi anche per un utilizzo casalingo non è abbastanza, né per sentire la musica e né per i filmati. Quindi detto questo, andiamo sul campo, vi faccio vedere un po' come proietta questo videoproiettore e dopo torniamo qui per le conclusioni. Andiamo di là con me. Allora, ecco qui la parete dove verrà proiettato il tutto dal videoproiettore. Adesso il videoproiettore è spento e adesso andiamo a accendere per vedere la rumorosità della ventola. Eccolo qui, il proiettore è acceso. Siamo nella modalità base, quindi nella modalità multimediale, dove possiamo andare a scegliere tra filmati, foto, musica e testo. Torniamo un attimo nel menu perché voglio farvi vedere le impostazioni che sono presenti su questo proiettore RAGU. Mettiamo un po' di zoom per far capitare proprio al centro lo schermo, ecco qui, e vediamo che abbiamo delle modalità per quanto riguarda l'immagine, l'audio, il tempo, opzioni e si torna ad immagine. Nell'immagine possiamo andare a scegliere varie modalità di visualizzazione, standard, mild, utente, dove possiamo andare a controllare il contrasto, la luminosità, il colore e la nitidezza. Io ho poi dinamico e poi io lascio standard perché ritengo che è la modalità che più è affidabile per quanto riguarda i colori. Premendo il tasto menu si torna indietro. Sotto abbiamo la possibilità di andare a regolare anche la temperatura del colore. Io l'ho tenuta su medio, ma si può andare a modificare in tutti i parametri di colore, quindi rosso, verde, blu, ma anche con quelli preimpostati freddo, caldo o medio. Io lascio sempre su medio perché tra tutti i proiettori che ho provato è la scelta che più è affidabile per quanto riguarda l'immagine. Anche su questo proiettore RAGU è la scelta migliore, almeno per i miei gusti. Poi abbiamo qui l'aspect ratio che si può impostare in automatico, 4 terzi, 16 noni, poi zoom 1, zoom 2 e just scan, che sono in questo momento scuriti. Però come dire, dipende da cosa andiamo a collegare, possiamo andare a selezionare queste ultime tre voci. Io adesso ho collegato la pennetta con filmati e quant'altro e non mi dà la possibilità di andare a come dire, a cambiare tra le voci che sono già illuminate. Poi abbiamo la riduzione del rumore che personalmente non ho notato particolare differenza tra basso, medio e alto, io però lo lascio a medio per non sbagliare. Poi la retroilluminazione a 100, illuminazione massima, che diciamo è buona già al valore massimo. Poi c'è il suono che può essere cambiato in standard, musica, cinema, sport, utente, dove possiamo andare a cambiare gli alti e i bassi. Io sempre su standard, ovviamente. Poi il bilanciamento, c'è un altoparlante incorporato in questo proiettore, io lo lascio su 0.
Poi abbiamo il volume automatico, in base alla cosa che stiamo visualizzando noi possiamo andare a scegliere se il proiettore va ad alzare o abbassare il volume. Ad esempio, quando stiamo vedendo dei film, magari ci sono delle scene con un audio abbastanza pompato e il proiettore andrà a tenere tutto equilibrato sullo stesso livello. Poi abbiamo il surround, anche su questa voce non ho notato particolari differenze, io l'ho tenuto su surround, ma comunque anche sulle altre non c'è particolare differenza, a meno che non andiamo a collegare delle casse esterne, e allora sì che lì c'è qualche differenza per quanto riguarda la direzione dei suoni. E poi il classico equalizzatore, che però vedete è in formato Hertz, quindi in frequenza, e magari non è adatto per i più, diciamo i più, è adatto agli esperti e non ai principianti. L'audio è terminato, poi qui abbiamo l'orologio, possiamo andare a selezionare il timer di spegnimento, di accensione e il timer di spegnimento preimpostato con i minuti, e poi lo spegnimento automatico on off per andare ad attivare o disattivare questa opzione. Poi ci sono le impostazioni finali, c'è una sfilza di lingue, tra cui anche l'inglese, l'italiano e il tedesco, quelle più importanti, o meglio quelle che per noi sono più importanti, però vedete ce ne sono davvero molte, e devo dire la traduzione è fatta abbastanza bene, per essendo diciamo impostato in così tante lingue. Ripristino alle impostazioni predefinite, blending off, che sinceramente non ho capito a cosa serve, però vedete qui, se io metto middle, alto, sarebbe una sorta di contrasto, se così lo vogliamo chiamare. Poi lo OCD duration, vedete, e il flip, che serve per andare a ruotare lo schermo in base a come metto il proiettore, perché a volte il proiettore viene messo sotto sopra sui soffitti, e in questo modo possiamo andare a impostare al meglio la rotazione. E poi l'aggiornamento software, che al momento non ce n'è, e possiamo andarlo a caricare anche su una pennetta USB. Quindi adesso torniamo indietro e andiamo nella parte multimediale. Per andare a selezionare la modalità multimedialità bisogna premere input, per poi andare a selezionare la modalità USB. Però come potete vedere tra gli input ci sono numerose possibilità, tra cui Miracast, l'USB, la SD, AVI, che c'è un cavo dedicato nella conversione, PC con il cavo VGA RGB e la classica HDMI. Andiamo su USB e andiamo a vedere i filmati. Spostiamo un attimo la telecamera così. Allora, andiamo su filmati e vediamo un po' come si comporta sui filmati. Vedete qui un supported file. Questo perché? Perché non supporta i file HD 4K. E un'altra cosa che non mi piace, che avevamo visto già su altri video, è che non possiamo andare a fermare la riproduzione automatica quando clicchiamo sul file, quindi il file partirà in automatico, e questa cosa non mi piace. Ad esempio anche nelle foto, se noi teniamo il cursore sopra la foto che noi vogliamo andare a vedere, vedete, la foto appare un'anteprima. Però io ripeto, in fase di presentazione, in fase di magari famiglia, in fase, non so, di utilizzo normale, se uno questa foto non la vuole vedere, perché io tenendo il cursore qui vedo la foto? Capisco che magari è una comodità, perché se abbiamo tanti file possiamo avere un'anteprima, però comunque io non la ritengo una cosa molto giusta, anche perché i video partono in automatico e la musica anche. Avrei preferito soltanto per le foto, se proprio lo dovevano fare, però l'hanno inserito in tutti i comparti multimediali. Comunque le foto, vediamo come vengono visualizzate. Eccolo qui, foto che sono in alta definizione dal vivo, e anche qui devo dire che vengono riprodotte molto bene. Certo, non proprio a risoluzione altissima, ma comunque non ci possiamo davvero lamentare. Torniamo indietro
andiamo a vedere la musica, facciamo partire un brano musicale in formato MP3 e vediamo un po' come si sente. Volume massimo. Allora, devo dire che il suono è molto basso, diciamo insufficiente per una presentazione, ma anche per un uso casalingo, quindi consiglio di collegare magari un impianto audio esterno se possibile. E devo dire che alcune frequenze sono addirittura assenti, quindi il suono risulta distorto. Come potete vedere in alto a sinistra c'è scritto USB 2.0, nonostante l'USB è 3.0, però l'USB del proiettore trasmette un file massimo alla velocità del 2.0. Ho caricato anche un file .txt, vedete, viene riprodotto in modo molto lineare. Purtroppo non legge i file, quelli di Word o quant'altro, perché l'ho caricato e infatti non me lo fa vedere nella lista. Una cosa strana è che ho caricato anche un file MP4 e come potete vedere non viene supportato. Adesso ne carico un altro in formato MP4 per far vedere un po' come vengono riprodotti i video. Ok, eccoci qui, ho caricato un altro file formato MP4 e come potete vedere non viene riprodotto. Una funzionalità che mi è piaciuta molto per questo proiettore è la possibilità del Miracast, una cosa da non sottovalutare. Per fare tutto ciò bisogna scaricare l'applicazione qui, EZCast, che ci dice anche sulla schermata del videoproiettore, ed andare ad avviarla, ovviamente collegando il dispositivo tramite cavo USB standard. Bisogna cliccare sull'icona lì, quella rosa, che è appunto anche sul videoproiettore. Vedete, qui ci dice di attivare la modalità debug USB e il tethering USB. Per fare ciò bisogna andare a sbloccare le opzioni sviluppatore del nostro dispositivo Android, quindi andare a cliccare sul tethering, attivare il tethering. Vedete, consentire al dispositivo il debug USB, clicchiamo ok. Poi qui ci dirà che tutto quando verrà trasmesso al videoproiettore, e guardate un po' cosa succede: il videoproiettore diventa il nostro dispositivo Android. E questo cosa significa? Significa che possiamo andare a vedere tutto ciò che vogliamo tramite il nostro dispositivo mobile. Quindi se noi andiamo alla home page e ad esempio vogliamo andare su YouTube, adesso andiamo su YouTube, mettiamo, che ne so, un video a caso di questo qui, Omnimoto. Non ci sono le GSX-R 600 e 1000. Purtroppo l'audio è dello smartphone e non del proiettore. E vedete, mettendo lo smartphone in modalità orizzontale, vedremmo il video in risoluzione 1080p 60fps sulla nostra parete. Lo so, preferivate la pilotessa. Vedete? Ma tant'è che davvero una cosa fantastica. Adesso clicchiamo su un altro video. Le scamber vi hanno sempre intrigato. Modalità orizzontale, il video viene in modalità schermo intero, orizzontale. Davvero una cosa bellissima. Faccio un caso, vogliamo vedere Netflix? Andiamo su Netflix, qui sul nostro menu.
e posso vedere quello che vogliamo. Mettiamo play, caricamento in corso, e partirà il video di Netflix. Comunque è questa qui, adesso possiamo andare sul Play Store. Comunque viene riprodotto tutto quanto quello che noi vediamo sul nostro smartphone, vedete? Sulla nostra parete. Allora, le conclusioni per questo videoproiettore, cosa dire? Come detto in anteprima del video, non è un videoproiettore che vuole strafare, ma non è nemmeno un proiettore che vuole andare a risparmio. Cosa dire? Mi ha stupito principalmente, questo qui non me lo scordo, la funzionalità Miracast del mirroring sul proiettore tramite un dispositivo mobile. Quindi ho utilizzato il mio smartphone e funziona davvero alla perfezione, ci fa vedere proprio tutto quanto quello che viene fatto sul display, non solo per esempio come alcuni dispositivi che utilizzano questa tecnologia che soltanto i file multimediali, ma qui possiamo andare a trasmettere proprio il nostro smartphone sul proiettore a risoluzione nativa. Poi quando lo andiamo a ruotare, il display del nostro smartphone si vede a risoluzione piena, quindi in orizzontale, in 4 terzi, 16 noni, dipende da come mettiamo l'impostazione del videoproiettore. Poi una cosa che non mi è piaciuta invece è la posizione degli infrarossi. Ho capito che magari uno quando va a proiettare si posiziona sempre sul retro del proiettore, però proprio se ci spostiamo 30 cm più avanti, quindi se ci mettiamo in questa posizione laterale al videoproiettore, il telecomando non prende più, quindi ha un raggio davvero molto ristretto e bisogna stare proprio non attaccati al proiettore ma più o meno nella direzione degli infrarossi che troviamo qui sul retro. Avrei preferito magari, come altri proiettori che abbiamo recensito, come quello lì Artly che abbiamo recensito in precedenza, se volete andare a vedere la recensione la trovate qui sopra nelle schede, che ha un infrarossi sia sulla parte superiore, in modo che se noi andiamo a fissare il proiettore in questo modo su una parete o su un soffitto più che altro, possiamo andare a comandarlo anche nella parte sottostante e quindi non avere questi problemi di posizionamento del telecomando, quindi potremo controllarlo in qualsiasi posizione noi lo mettiamo. Un'altra cosa che mi è piaciuta comunque la qualità delle immagini è in risoluzione Full HD massima e devo dire che è molto definito. Ci sono altri proiettori che costano anche di più, che rendono meno di questo proiettore. Io appena l'ho visto ho detto date le plastiche, sono buone, ma comunque danno un senso di roba cheap, quindi non proprio costosissima, però devo dire che la qualità è molto buona, molto luminoso, e 1600 lumen si fanno sentire. Una critica che faccio è all'impianto audio, eccolo qui l'unico altoparlante che non ci permette assolutamente di godere di un filmato o di un audio, quindi musica e quant'altro, perché la qualità è davvero molto molto scadente. Una cosa che avrei preferito anche è la luminosità dei pulsanti, perché al buio quando siamo con la luce spenta e il proiettore acceso non si vede nulla, né sul telecomando perché i tasti non sono retroilluminati, ma nemmeno fluorescenti, e qui nemmeno la stessa cosa. Rumorosità della pentola, avete visto durante il test, è molto rumoroso, scusate, e però comunque nella media ci sono proiettori che fanno anche più rumore, questo qui essendo più piccolo, magari meno potenza, la pentola si sente abbastanza, però non proprio in modo così tragico. Diciamo l'altoparlante, visto che non è molto potente, la pentola a volte è più forte dell'altoparlante, ma questi sono dettagli. Quindi detto questo, che dire, è un proiettore che mi ha convinto, specialmente per la funzionalità mirroring, quindi un applauso a Raku per aver implementato questa funzionalità. Io ve lo consiglio per 100 euro per un utilizzo casalingo, ma anche per qualche presentazione professionale può andare più che bene. E quindi detto questo, io vi lascio appuntamento alla prossima video recensione, spero che vi sia piaciuta, vi invito a lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e di seguirci su tutti quanti i social, quindi Twitter, Instagram, Facebook, e io vi lascio appuntamento alla prossima video recensione. Un saluto dal vostro MacTube, ciao! We'll be right back.